Oggi il nostro viaggio in Molise si ferma a Castel Verrino, il borgo meno popoloso della regione. L'origine del paese risale al XV secolo. Castel Verrino nasce dall'unione di due piccole borgate, Castelluccio di Agnone e Santa Lucia in Verrino. Il nome, dunque, è la sintesi dei nomi di due nuclei abitati, poco distanti fra loro. Castel Verrino affonda le proprie origini nell'epoca del regno di Roberto d'Anciò. I discendenti di quest'ultimo detennero il feudo fino al 1326, data in cui ne divenne titolare Simone della Posta. Pochi anni più tardi, il feudo divenne territorio del re, il quale donò lo stesso alla propria consorte, che morì nel 1345. Il centro storico, racchiuso nelle mura di fortificazione, assume contorni molto interessanti. Si raccoglie silenziosamente attorno alla chiesa parrocchiale dei Santi Simone e Giuda e al palazzo baronale, che ha perso molto della struttura originaria ed è oggi adibito ad abitazione privata. Castel Verrino si adagia sul fianco di una collina ed è costituito da abitazioni in pietra nella parte più antica, a due o tre piani. Ovviamente lo schema architettonico è quello di tutte le fortificazioni medievali, vale a dire il castello e la chiesa, intesi come fulcro del paese, mentre il centro abitato è disposto attorno. Sono ancora evidenti le strutture del palazzo signorile, che non si distaccano, per caratteristiche, da quelle di consimili palazzi della zona. Nell'accogliente piazza principale c'è una fontana zampillante che funge da reto centrale.